pregiudicato, anticonformista, abile, anche troppo per il Vasari. In mostra a Venezia le opere dello Schiavone, il pittore che anticipò di 3 secoli l'Ottocento. Tornano dal Metropolitan di New York. Le nozze fra Cupido e Psiche sono il divorzio del colore dal disegno, la sua disgregazione ottocentesca con 3 secoli d'anticipo. A uno come il Vasari, artista e biografo d'artisti, che dipingeva con meticoloso nitore, non poteva andare a genio la spregiudicatezza del contemporaneo Andrea Schiavone. Buon pittore è il massimo che gli concede, affrettandosi ad aggiungere che si distinse per una certa pratica che s'usa a Venezia di macchio bozze senza essere finita. Paragonato a quello toscano del Vasari, il rinascimento dello Schiavone è troppo moderno, ma in Laguna fa subito scuola. La critica lo confonde talvolta con Tintoretto, che invece lo rivisita. Il Museo Correr accosta i suoi Caino e Abele al modello di Andrea. Lui viene da subito elogiato per una pennellata velocissima e per uno stile compendiario che in qualche modo viene paragonato alle macchie. E quindi è una sorta di proto-macchiaiolo alla metà del Cinquecento. Enrico Maria Dal Pozzolo e Lionello Puppi portano a Venezia una mostra di ricerca, feconda dunque e legata alla città, su Andrea Meldola, Natalia Zara nei domini dalmati, Schiavoni della Repubblica, ascendenze romagnole, Meldola e sotto Forlì. Progetto coerente della Fondazione Musei Civici, indaga le frontiere del nuovo e riprende ad esplorare la pittura veneziana. È ripartita dal Guardi, ha in programma proprio Tintoretto e poi Carpaccio. Il prestigio dell'istituzione ha convinto prestatori illustri, privati e pubblici. La Regina Elisabetta, il British e la National Gallery di Londra, Vienna, Parigi, Dresda, Firenze, Brera e le gallerie dell'Accademia. Di 140 opere esposte, più di 90 sono di Schiavone. E c'è un Andrea da ritrovare fra chiese e palazzi veneziani. Il decoratore di mobili, scrive il solito Vasari, per le case dei gentiluomini, di minuscole scene profane e grandiose regie sacre. Ecco la conversione di Paolo sulla via di Damasco dalle raccolte della Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Schiavone, disegnatore di cartoni per arazzi e mosaici di San Marco, ispiratore di ceramisti e scultori. Intorno a lui si radunano i confronti, maestri e concorrenti, detrattori e imitatori. Tiziano, parmigianino, pittore e incisore, Schiavone ne segue le orme, e il greco. Oggi per la prima volta lo si rimette insieme nei dipinti, nelle incisioni, nei disegni che sono raffinatissimi e ci mostrano un quinto, sesto protagonista dell'arte a Venezia del Cinquecento, della metà del Cinquecento. Si intuisce il compianto milanese del Salviati nelle stampe sovrapposte e sfalsate di Schiavone, precorritrici del 3D. Nel corpo straziato del Cristo, ma qui è liquefatto nel bagliore del mistero di Pasqua. Domenico Tintoretto rivela che il padre Jacopo teneva avanti di sé un quadro di Schiavone per impressionarsi di quel gran carattere di colorito così forzuto. Lo riferisce il veneziano Marco Boschini. Nel 600 lampeggiante e tenebroso ribalta il giudizio del Vasari. O macchie senza macchia, anzi splendori, lucenti più di qualunque luce.